Calenda, vabbè, voi siete insieme al centrodestra gli unici che hanno fatto un nome secco, che è quello di Marta Cartabia, no? Sì, ci sembra un punto di equilibrio buono, ma soprattutto siamo quelli che chiedono da un mese, per prima cosa, di decidere se e come il governo deve andare avanti. Faccio un esempio. Sull'energia, che vogliamo fare? Perché noi siamo per la ripresa delle estrazioni di gas, poi siamo per l'uso dei proventi delle aste ETS per abbassare il prezzo delle bollette, eccetera. Ma i 5 Stelle ci sono o non ci sono? Perché vede, la cosa peggiore che si potrebbe fare è eleggere qualcun altro al Quirinale, tenere Draghi a fare il Presidente del Consiglio, ma non fargli fare assolutamente nulla. E dunque credo che la cosa fondamentale sia sedersi, fare un patto di legislatura, decidere come si va a finire sui temi fondamentali che abbiamo davanti e dopodiché verificare se ci sono le condizioni o meno. Se non ci sono le condizioni, è meglio che Draghi vada al Quirinale. Cioè, questo deve essere chiaro, perché sì, perderlo sarebbe veramente una follia. Calenda, lei sa perfettamente, ed è un rischio molto concreto che più di uno segnala, che in un anno preelettorale pensare che Draghi possa governare come ha governato finora è francamente quasi impensabile. E allora suicidiamoci, cioè, nel senso, qui noi dobbiamo decidere partendo da quello che serve al paese. Allora, io credo che noi non possiamo permetterci di ricominciare ad avere una politica che fa fascisti, comunisti, antidemocratici, antipatriottici e tutte queste baccate qua, senza che nessuno spieghi niente di come si fanno le cose. E credo che l'unica speranza che abbiamo è che Mario Draghi prosegua, dimostri di essere capace di richiamare all'ordine tirando dritto i partiti, poi si assumeranno tutti le loro responsabilità e al termine di questa legislatura riformare dopo le elezioni un governo di unità nazionale per spendere i soldi del PNRR. Se non faremo questo saremo nei guai fino al collo. Dunque io farò di tutto per quello che mi è possibile insieme a Più Europa, con cui abbiamo siglato una federazione, per arrivare a questo risultato. Non sarà possibile? Bene, combatteremo in uno scenario diverso, ma per ora l'obiettivo è questo, perché se noi pensiamo oggi stare in questa condizione in cui siamo, con un governo di parte dove populisti, cioè 5 Stelle o sovranisti, avrebbero un peso gigantesco, e come l'affronteremo la pandemia? E allora io penso che questo dobbiamo ragionare. La politica ha un senso se uno dice cosa servirebbe per far funzionare e mettere a posto il paese, e poi da lì parte con le soluzioni politiche, perché sennò non è politica, è un gioco di società. Quindi lei ipotizza, proprio per questi motivi che ci siamo detti, il fatto che quando si va ad elezioni nel 2023 inevitabilmente ci sarà un quadro politico frammentato, poi ovviamente dipende dalla legge elettorale, non entriamo ancora in questo argomento, no, certo. E si andrà ad un altro governo di unità nazionale, di nuovo con Draghi Presidente del Consiglio, suppongo. Sì, ma io voglio capire, secondo lei, dopo il 2023, con risultato ballerino che oggi i sondaggi, poi vediamo domani, sembrano prefigurare, chi è che va da Draghi e gli dice no, scusa, adesso non gestisci tu più 222 miliardi, li gestisco io? Chi lo fa? La Meloni? Salvini? Conte? Ma si coprirebbe di ridicolo con il paese. Quindi noi abbiamo la possibilità di spezzare qui e ora quella che è stata la maledizione di questo paese, che è quello di avere governi che non erano in grado di far accadere le cose. E posso dire una cosa, noi abbiamo avuto ottimi presidenti della Repubblica negli ultimi 30 anni, hanno garantito molto bene, non ultimo Mattarella, ma il paese è declinato ugualmente, perché il problema qui non è stare al Quirinale ed essere equilibrato, perché, come posso dire, è un lavoro difficile, ma certamente ci sono tante personalità che lo possono fare. Ma far accadere le cose in Italia, nella misura in cui dobbiamo spendere 50 miliardi di euro l'anno per non perderli, è un lavoro titanico che cambia il volto del paese, e non lo si può fare con le formule e ricette usuali. Questo per me è chiarissimo. Senta, sulla scelta del presidente, lei ha detto bisognerebbe riunirsi, semplicemente riunirsi, parlarsi, prendere un caffè. Abbiamo fatto sentire un suo audio stamattina, non mi ricordo in che trasmissione era, sì, no? Sì, ieri. Ieri, anche con un porco giudaccio. Sedetevi a parlare. Ma lei le sembra normale? Stiamo tutti nello stesso governo, non ci si riesce a incontrare? Ma vi rendete conto che questo è solo un giochino di tatticismo, perché chi si scopre prima, chi si scopre dopo, quello che c'ha problemi con Di Maio, quell'altro che c'ha... Ma non se ne può più, ma è una cosa vergognosa rispetto allo stato del paese. Un branco di ragazzini che fanno la gara a chi sputa più lontano, mentre il paese c'ha Omicron, l'energia impazzita, e nessuno che propone una soluzione concreta. Ma come si fa ad andare avanti in questo modo?
Ma io, se fossi un cittadino, diciamo, comune che passa, ma sarei imbufalito da questa situazione. E che palle! E uno si siede e si confronti, poi esce da lì e dice: mi dispiace, non abbiamo l'accordo, a monte tutto, eleggiamo un presidente e si va da elezioni. Ma almeno uno ci prova, no? Sì, e qua però si sono ricomposti, ha visto Calenda, no? Gli schieramenti classici, e su questo fronte non c'è possibilità. Abbiamo parlato adesso con Borghi, no? Del Partito Democratico, il quale dice: avevamo proposto all'attuale maggioranza di confrontarci, non hanno voluto, il centrodestra si è voluto ricomporre con la Meloni, che è anche una cosa abbastanza normale alla fin fine, no? Nel senso che quello è lo schieramento del centrodestra, che tirino, che si riuniscano tra loro, abbastanza normale, però mi sembra che questa cosa non sia alle viste, questa sua idea. Senta, io ho sentito l'ultimo pezzo di quello che diceva Borghi e con tutta franchezza non si capiva nulla, nel senso che uno dei problemi che abbiamo in questo paese è un linguaggio che è rimasto fermo a 30 anni fa. Allora noi sondiamo, però poi verifichiamo, però noi non vogliamo, le pregiudiziali, cose. Sediamoci, perché se uno si siede e parla in modo diretto e forse riaggancia il modo di fare politica, quella che è la vita naturale fuori da, diciamo, quello che noi crediamo essere l'arte della politica, che non è questo, perché l'arte della politica è il governo, etimologicamente proprio, la sua genesi, diciamo, origine, radice. Ecco, io penso che se noi facciamo questo, intanto diamo un segnale. Se continuano queste cose per cui Salvini manda un messaggio criptico a Letta, Letta risponde in una direzione del partito, ma questa roba qua, ma è una roba che andava bene quando nel secolo scorso, ma non possiamo pensare di andare avanti così. Siamo quelli, lei si rende conto che noi abbiamo tutti i ministri che si incontrano ogni consiglio dei ministri, stanno lì e parlano, però i segretari di partito non riescono a incontrarsi e a parlare, ma che senso ha? Ma uno che lo vede da fuori pensa che siamo un branco di deficienti. La convincono le soluzioni individuate dal governo sul fronte dell'energia, del tentativo di tenere, di calmare un po' le bollette per le imprese? Beh, ricalcano molto quello che avevamo mandato noi, solo che con un singolare abbassamento di importi, cioè dalle aste ETS, utilizzandole per abbattere tutti gli oneri straordinari delle bollette, secondo me si può tirar fuori 2 miliardi e 8. Che è il doppio di quello che dice Cingolani, così come sugli extra la tassazione degli extra profitti, dei profitti straordinari derivanti dalla congiuntura del prezzo del gas, secondo me si possono fare molti più soldi di quelli detti da Cingolani. Le misure sono quelle, io le avevo mandate a Draghi e ne avevo parlato anche con Garofoli e le avevo mandate anche al governo nel suo insieme, a Giorgetti, però secondo me mancano gli importi, perché la situazione è proprio da fermata produttiva delle imprese e da chi non produce, anche chi ha costi dell'energia elettrica molto alti, piccolissime aziende e artigiani che si devono fermare. Allora su questo noi abbiamo fatto una proposta dettagliatissima con ogni singolo numero, mi pareva, infatti me lo conferma l'audizione di Cingolani, che il governo fosse allineato, dopodiché gli importi non sono quelli, questo deve essere molto chiaro. Sì, tanto è vero che mi sembra che anche il mondo delle imprese sia un po' perplesso proprio per la dimensione dell'intervento e visti i dati che abbiamo visto nei giorni scorsi, con una bolletta energetica per il mondo delle imprese è passata dal 2019 da 8 miliardi a 37 miliardi più o meno. No, è una totale follia, il problema è come si costruisce anche la formazione del prezzo. E far ridere pensare, io ho fatto una strategia energetica nazionale che prevedeva una fortissima diversificazione delle fonti di gas, fa ridere pensare adesso vedere questi 5 stelle senza vergogna che chiedono il raddoppio del TAP dopo che io sono andato in giro scortato per anni perché mi dicevano servo delle lobby, vuoi distruggere la costa, Emiliano che diceva outfit. Qui noi abbiamo la memoria del criceto e quando uno ha la memoria del criceto quello che succede è che non si prepara, ok? Spera. E la speranza non è un buon modo di prepararsi, perché poi alla fine quello che ti succede è che quando arriva l'emergenza stai sempre a recuperare l'emergenza. Noi abbiamo bisogno di una strategia energetica nazionale rivista, seria, che si implementi. I 5 Stelle nel Lazio hanno bloccato ogni nuovo impianto fotovoltaico e poi vanno in Parlamento a dire che non si può fare il gas e che ci vogliono rinnovabili. Noi dobbiamo uniformare i permessi in tutte le regioni per fare impianti rinnovabili. Tutte queste cose sono le cose per cui mi interessa fare politica, il resto non me ne può fregare di meno.